In occasione della giornata mondiale del docente abbiamo con noi Francesco Costa, scrittore, vice direttore del Post ed esperto di politica statunitense. Ti voglio chiedere se negli Stati Uniti esistono le problematiche che attanagliano e investono il sistema italiano. Sappiamo un po' tutti quali sono, ovvero il precariato soprattutto, ma anche gli stipendi, se sono a norma, sono simili a quelli italiani o sono invece differenti. E poi anche sul sistema di reclutamento ti chiedo se negli Stati Uniti è così complicato diventare insegnante. Dunque, partiamo dalla questione del precariato. Per certi versi potremmo dire che quello che noi chiamiamo precariato negli Stati Uniti si chiama mercato del lavoro, nel senso che non esistono contratti di lavoro, anche se non prevedono una data di scadenza e quindi sono tecnicamente a tempo indeterminato, che non possono comunque essere interrotti in qualsiasi momento, semplicemente perché il datore di lavoro, in questo caso la scuola più che il ministero, sia insoddisfatta del lavoro di quel docente. E quindi qualsiasi docente può essere licenziato, può avere un incarico non rinnovato se la scuola non si ritiene soddisfatta o vuole andare in un'altra direzione. Naturalmente sono protetti i docenti dai licenziamenti per ragioni discriminatorie che hanno a che fare col genere, con la religione. Ma ecco, nell'ambito della valutazione del lavoro di ogni docente, non esiste nessuna garanzia rispetto alla possibilità di avere un posto di lavoro nel lungo termine. Ma questa è una condizione che riguarda l'intero mercato del lavoro americano, che, come insomma noto, è anche un po' luogo comune, ma che ha un fondo di verità, è un mercato del lavoro molto flessibile e nel quale la contrattazione avviene, poco in maniera collettiva e molto in maniera individuale. Questo si riscontra anche, per esempio, quando si parla del percorso per diventare insegnanti. Bisogna naturalmente laurearsi nella materia, diciamo, che poi si vuole insegnare. Bisogna sottoporsi e frequentare un corso, ce ne sono sia organizzati dai singoli distretti scolastici, ma ce ne sono anche corsi nazionali, corsi online, che forma i docenti più su tutta la parte appunto didattica, e quindi non soltanto sulla materia che loro vogliono insegnare, ma sulla tecnica dell'insegnamento. Al termine di questo corso bisogna superare un esame, che vengono esami organizzati dai singoli stati, perché l'America, gli Stati Uniti sono un paese federale, quindi poi ognuno dei 50 stati si organizza un po' a modo suo, ma bisogna sempre superare un esame che fornisce un'abilitazione, una licenza. Una volta superato quell'esame si diventa a tutti gli effetti docenti o potenziali tali, ma a quel punto non ci sono concorsi pubblici, statali, federali. Semplicemente le scuole pubblicano quali sono le loro posizioni aperte, come se fossero delle aziende vere e proprie, e quindi i docenti, le docenti possono candidarsi, per esempio, nelle posizioni che secondo loro possono essere interessanti nelle scuole che hanno più vicini al posto in cui vivono, oppure trasferendosi. Sono le scuole che selezionano i docenti, avendone ricevuto i curriculum, avendoli esaminati, e quindi poi sono le scuole che anno dopo anno sostituiscono i docenti e le docenti che vanno a lavorare da un'altra parte, o che vanno in pensione, o che decidono di cambiare carriera, o semplicemente i docenti ai quali il contratto non viene rinnovato per l'anno successivo perché la scuola è insoddisfatta del loro lavoro, dei loro risultati. Naturalmente sono casi molto, ma molto minoritari. Gli stipendi sono molto variabili, anche in questo caso da stato a stato. Lo stipendio medio di un insegnante negli Stati Uniti sta intorno ai 60.000 dollari l'anno, quindi siamo intorno ai 50.000 euro all'anno. Lo stato che paga meno i docenti, che il Mississippi, sta intorno ai 40.000 dollari l'anno. Quello che paga meglio i docenti dello stato di New York paga circa 80.000 dollari l'anno. Anche in questo caso bisogna tener conto del fatto che gli stipendi in generale negli Stati Uniti sono più alti rispetto a quanto accada da noi, e che una parte dello stipendio che noi paghiamo in tasse negli Stati Uniti rimane nelle tasche del lavoratore e della lavoratrice, però gli serve per pagarsi tutta una serie di servizi, e penso soprattutto ai servizi di welfare, che mentre in Italia sono coperti dallo Stato, penso alla sanità su tutte, negli Stati Uniti devono essere pagati dal lavoratore o dalla lavoratrice. Nel caso della sanità ci sono delle polizze assicurative pubbliche o comunque dei distretti scolastici che coprono i docenti, ma insomma in generale la rete di welfare, di Stato sociale degli Stati Uniti è molto più debole, molto più fragile rispetto a quella italiana, perché le persone sono abituate a pagare
pagare per questi servizi di tasca loro, penso ad assicurazioni, penso anche alla pensione, moltissimi americani, quasi tutti hanno un fondo integrativo per la pensione, perché la pensione pubblica del programma cosiddetto Social Security è un programma non particolarmente, diciamo, ricco per quello che poi offre ai docenti dopo che vanno in pensione. Vorrei capire da te se esiste il Green Pass anche negli Stati Uniti o qualcosa di simile, soprattutto se c'è appunto l'obbligo del vaccino per quanto riguarda il personale scolastico e per quanto riguarda gli studenti. Allora, come dicevi, la situazione varia moltissimo da stato a stato, perché gli Stati Uniti sono un paese federale e su queste questioni, per esempio sulla sanità, ha una autorità il singolo stato. Il governo federale, il governo di Washington, quello che è presieduto in questo momento da Joe Biden, ha il potere di intervenire sulle scuole federali, che sono una estrema minoranza nel paese. Per quello che vale, il governo federale ha deciso che nelle scuole gli insegnanti devono essere vaccinati. Quindi è una misura, se vogliamo, anche un po' più rigida del Green Pass, che come sappiamo prevede anche, può ottenere anche con un tampone negativo. Non esiste però il Green Pass in quanto tale. Gli stati che stanno decidendo di introdurre un obbligo vaccinale per gli insegnanti lo stanno facendo anche su spinta dei sindacati, che da questo punto di vista si sono schierati per l'obbligo vaccinale, con tutte le differenze del dibattito del caso, ma insomma questa è la linea. Stanno prevedendo la presentazione del certificato vaccinale che mostra quando hai fatto le dosi, tant'è che c'è anche qualche mercato nero dei certificati vaccinali. Però si parla di docenti, in questo caso si parla di docenti a livello federale. A livello statale, gli stati che hanno introdotto un obbligo di vaccinazione per i docenti sono ancora pochissimi, credo uno o due. Alcuni distretti hanno cominciato a introdurre un obbligo anche per gli studenti che hanno più di 12 anni, il più famoso è uno dei più grandi del paese, è il distretto scolastico di Los Angeles, ma parliamo comunque di una fortissima minoranza. Per il momento le principali misure che stanno venendo adottate dalle scuole sono un programma di test periodici, di tamponi periodici per i docenti, anche se molti attendono di capire, anche in America le scuole hanno riaperto soltanto da qualche settimana, che cosa succederà nei prossimi mesi, e cioè se a causa della variante Delta e la ripresa delle lezioni in presenza, che è stata molto chiesta e molto pretesa, con giuste ragioni naturalmente dai genitori, porterà o no a un aumento non tanto e non solo dei contagi quanto delle ospedalizzazioni. La mia sensazione è che molti stiano aspettando di capire se effettivamente si può andare avanti senza introdurre un obbligo, che comunque sarebbe una misura traumatica, o se invece la situazione lo richiederà, perché altrimenti l'alternativa sarebbe, per esempio, chiudere di nuovo le scuole e tornare alla didattica a distanza. Su questo bisogna dire un'ultima cosa: negli Stati Uniti c'è un approccio rispetto a queste norme che riguardano le vaccinazioni che è molto politicizzato. Per carità, lo è diventato in tutto il mondo, in tutta Europa, in Italia compresa, ma negli Stati Uniti in modo molto netto. Gli stati che hanno una più alta penetrazione del vaccino sono gli stati che votano di più e hanno votato di più per il Partito Democratico. Gli stati che hanno una più bassa percentuale di persone vaccinate sono quelle che hanno votato di più per il Partito Repubblicano e per Donald Trump alle ultime elezioni. Questo fa sì che il contesto possa cambiare radicalmente secondo lo stato in cui ti trovi, e che il dibattito poi attorno a queste misure, giuste, sbagliate, necessarie o meno, sia molto guidato dall'appartenenza al partito più che dalle opinioni specifiche su queste misure, sulla scuola, sul vaccino. Ecco, Francesco, invece volevo sviluppare con te anche un altro aspetto, ovvero il rapporto che c'è tra i professori e gli studenti. Poi ti chiedo anche, per esempio, il concetto di classe, che mi sembra sia un po' diverso rispetto all'Italia. Sì, l'idea è che la scuola debba ruotare, poi naturalmente bisogna misurare la distanza tra le ambizioni e i risultati, però sulla carta la scuola debba ruotare molto attorno agli studenti, e che quindi anche l'organizzazione della didattica debba ruotare molto attorno alle esigenze degli studenti più che alle esigenze dell'istituto scolastico stesso o dei docenti. E data la forte concorrenza che c'è, la forte competizione che c'è poi tra le singole scuole
sia nell'accaparrarsi i migliori docenti, sia nell'accaparrarsi poi il numero più ampio possibile di iscrizioni da parte degli studenti. Ci sono molti servizi che sono offerti alle persone che frequentano le scuole, e in generale questo approccio si traduce concretamente in alcuni degli esempi che tu stesso citavi. Per esempio il fatto che le aule, soprattutto nelle scuole superiori, ma in certi casi anche poi nelle scuole che vengono prima, quelle che noi chiameremo elementari e medie, le primary schools, sono organizzate per aule legate alla materia più che alla classe di studenti che entra alle 9 del mattino, alle 8 del mattino e poi esce da lì alle 15 o alle 13, alle 14, secondo l'orario. Per cui c'è la classe in cui si studia biologia, c'è la classe in cui si fa matematica, sono gli studenti a spostarsi, ma anche perché in queste classi trovano, o almeno in teoria trovano, ma poi spesso ci riescono, un ambiente, delle attrezzature, pensiamo alle materie scientifiche, le classi in cui si studiano, le aule in cui si studiano delle materie scientifiche sono praticamente quasi dei laboratori nel migliore dei casi, trovano un contesto adatto a studiare quella materia. Non solo, il percorso degli studenti, che anche negli Stati Uniti, come nei migliori casi in Italia, ricco di attività poi pratiche, di laboratori, di attività anche in qualche modo extracurriculari, viene costruito per singolo studente con un lavoro che non è soltanto portato avanti dai docenti che insegnano le varie materie, ma da delle altre figure che sono comunque docenti o sono tirocinanti, che fanno un lavoro di counseling, di tutoring degli studenti, che non solo indicando loro, che lavorando con loro rispetto a quali altre attività possono fare fuori dall'orario scolastico per arricchirsi, per formarsi in un modo più completo, ma anche poi nel navigare le difficoltà, le sfide che poi qualsiasi studente, qualsiasi studentessa incontra nel suo percorso scolastico. La condizione che rende questo possibile è un personale che è molto numeroso, un personale numeroso. A livello di spesa poi gli americani non spendono per docente, per studente, una cifra così più alta da quella che si spende in Italia, che se non vado errato sia intorno agli 8.000 euro per studente all'anno. Gli americani stanno da quelle parti, ma è un investimento che ha portato nel tempo a un personale numeroso abbastanza da poter permettere, certo, non un tutor per ogni studente, i tutor ne hanno molti, ma questa è una caratteristica abbastanza imprescindibile delle scuole americane. Questi tutor si occupano anche, tra l'altro, in collaborazione con altri servizi offerti dalle scuole, soprattutto in tempi recenti, di tenere d'occhio la salute mentale, potremmo chiamarla così, degli studenti e delle studentesse, cioè capire se durante il loro percorso di studi, anche a causa poi del momento particolare della vita che attraversano gli studenti e le studentesse, è necessario che si intervenga in qualche modo contattando le famiglie, oppure mettendo il ragazzo o la ragazza in contatto con lo psicologo o la psicologa della scuola. Ecco, è una cercano di costruire, e ripeto, non sempre ci riescono, una comfort zone, una zona di comfort per gli studenti all'interno della scuola, così che anche la frequentino più volentieri e non l'abbandonino. Questo è un discorso molto sentito anche negli Stati Uniti, non è un problema certamente solo americano, perché nelle zone più in difficoltà, anche sul piano economico, nelle zone più in difficoltà sul piano culturale, i tassi di abbandono scolastico anche negli Stati Uniti sono piuttosto preoccupanti. Ecco, Francesco, parlavi poco fa dei laboratori, no, che si fanno nelle scuole. Puoi ripetere la domanda? Ah sì, ripeto la domanda, sì. Ecco, Francesco, parlavi dei laboratori che si fanno nelle scuole americane, e io voglio collegarmi invece al discorso delle infrastrutture, al discorso anche relativo agli edifici. Sappiamo che in Italia c'è questo problema, se ne parla tanto, ci sono anche delle risorse impiegate per quanto riguarda la scuola sul miglioramento degli edifici, sulla costruzione anche di aule nuove. L'Italia appunto ha degli edifici molto vecchi, cosa che magari negli Stati Uniti immagino ci sia di meno, anche perché poi il modo di vivere la scuola negli Stati Uniti è certamente diverso, ma anche le strutture americane sono diverse, perché sappiamo poi che
ogni scuola ha anche delle strutture particolari, dei laboratori, come abbiamo detto, scientifici, informatici, delle palestre, delle piscine, dei campi sportivi. Quindi le infrastrutture negli Stati Uniti sono migliori rispetto all'Italia e c'è un modo diverso anche di vivere la struttura durante il giorno negli Stati Uniti? Allora, la risposta generale è sì. Poi teniamo conto appunto del fatto che gli Stati Uniti sono un paese che in termini di superficie è più grande della Cina, è grande del 35 volte l'Italia, e quindi poi ci sono anche delle fortissime differenze tra Stato a Stato. Però a me capita molto di frequentare le scuole americane perché mi occupo di politica americana, e quando per esempio mi capita di seguire le primarie del Partito Democratico e di quello Repubblicano, i seggi sono spesso collocati dentro le scuole, e quindi sono entrato in tantissime scuole nel corso del tempo, e devo dire anche nello stato più rurale che potete immaginare, nella provincia più lontana dai grandi centri abitati, arrivi nella scuola media o nel liceo perché devi seguire le primarie del partito X e ti ritrovi in un contesto di quello che noi siamo abituati a vedere nei film americani, e quindi spazi molto grandi ed edifici generalmente piuttosto nuovi, con una grande offerta di infrastrutture, come dicevi, sportive, dei campi di basket in cui in Italia potremmo giocare delle partite di Serie A o quasi, palestre molto attrezzate, ma anche laboratori di ogni tipo. Da questo punto di vista gli Stati Uniti sono avvantaggiati dal fatto di innanzitutto avere tantissimo spazio. Prima vi dicevo che gli Stati Uniti sono un paese che in termini di superficie è più grande della Cina, però la Cina ha 1,5 miliardi di abitanti o quasi, gli Stati Uniti ne hanno 320 milioni. Una delle grandi caratteristiche geografiche, che poi tante conseguenze anche culturali sul popolo americano, è questa grande abbondanza di spazio anche nei centri urbani, per cui quando si vuole ristrutturare una scuola, costruire una scuola, l'idea di allargarne lo spazio fisico, di fare uno spazio che sia grande, non è mai un grande problema. Inoltre gli Stati Uniti sono un paese molto giovane, nel senso che esistono come nazione da 250 anni praticamente, e mentre noi siamo abituati anche ad avere, specialmente nei centri storici, delle scuole collocate in edifici che risalgono a tanti secoli fa, che una volta erano, io ho studiato in un liceo che una volta era un monastero ed era un edificio che aveva qualche secolo. Negli Stati Uniti la gran parte degli edifici pubblici e non solo sono stati costruiti nel corso del Novecento, e quindi anche con un'idea legata alla scuola diversa da quella del passato ancora più lontano, e non adattando edifici a scuole che erano stati inizialmente pensati per altri scopi. Ed è quello che succede, ripeto, mi sembra in Italia in molti edifici, soprattutto nei centri storici, nei centri delle città. Molti di questi investimenti poi sono stati fatti dagli stati, anche perché in qualche modo avere delle scuole che funzionino e che quindi siano anche attrattive sul piano dell'attrarre studenti è negli Stati Uniti direttamente legato al mercato immobiliare. Perché se tu vuoi iscrivere tuo figlio in una determinata scuola, ovviamente la priorità viene data alle persone che risiedono nell'area circostante a quella scuola, e quindi è un fatto piuttosto normale negli Stati Uniti. Se una coppia vuole avere dei bambini o ha dei bambini e vuole cominciare a guardare a delle scuole, trasferirsi, cambiare casa per andare a vivere nel distretto più vicino alla scuola in cui vuoi andare tuo figlio. Questo fa sì che in quel distretto, magari in cui c'è una scuola molto buona, si crei un mercato immobiliare più vivace, anche perché poi le scuole di ogni distretto scolastico sono finanziate dalle tasse sulla proprietà immobiliare, e questo alimenta dei meccanismi che a volte diventano tossici, diventano molto nocivi, perché poi le case attorno a una scuola magari che ha una ottima fama arrivano a costare tantissimo, ma alimenta un meccanismo per cui se gli stati vogliono avere un mercato immobiliare vivace, sappiamo che il mercato immobiliare, la compravendita delle case, la ristrutturazione delle case, l'adeguamento energetico delle case sono cruciali nell'economia di una comunità. Ecco, se uno stato come il Texas vuole avere un mercato immobiliare forte, un modo per farlo è avere degli edifici scolastici che siano moderni, attrattivi, efficienti, grandi, che possano offrire delle risorse agli studenti al di là che offrirgli una formazione e una istruzione di qualità. Per questo si lavora molto sulle infrastrutture, lo spazio, come dicevo, aiuta. Gli americani poi insomma spendono molto e hanno anche investito da questo punto di vista nelle scuole parecchio, un po' meno nella qualità dei docenti, mi sento di dire.
e le scuole offrono molti altri servizi, per cui sono aperte, diciamo, a ogni ora quasi della giornata fino in nel tardo pomeriggio, tra laboratori, corsi, ma questa è una realtà simile a quello che avviene anche in Italia, tornei sportivi, vengono organizzate anche iniziative dentro le scuole che fuori dall'orario della didattica sono aperti alla popolazione del quartiere, che siano incontri culturali, tornei sportivi, scuole di cinema, di musica, ecco, per far sì che le scuole siano effettivamente un posto vivo del quartiere, vissuto e frequentato dall'intera comunità e non soltanto dagli studenti e dalle studentesse. Benissimo, Francesco, sei stato chiaro. Io ti ringrazio per la tua collaborazione, per il tuo intervento. Naturalmente rinviamo anche al post di cui tu sei vice direttore, ma sei anche scrittore ed esperto di politica statunitense. Grazie, Francesco Costa. Grazie a voi, a presto.